Ciao a tutti da Snowkills e benvenuti in questo video dove ci andremo a rollare 12.000 gemme, qualche gemma eroe e altri talenti, perché principalmente quello che mi servono sono i talenti, perché gli eroi li ho, ma sinceramente hanno tutti dei talenti pessimi. Quindi io direi, siccome oggi c'è l'evento dello scrigno, spendi 2.000 gemme, ci andiamo a fare questo rolling. Io inizierei con gli eroi. Andiamo subito a vedere che cosa ci potrà o non potrà uscire. Triplo. Multigelatine. Oh, Dio del tuono. Vabbè, rolliamo altri due eroi. E io direi adesso di rollare talenti, perché gli eroi, oltre a non uscire, è davvero quasi non vorrei che mi uscissero. Quindi quello che mi preme adesso è cercare qualche talento. Rigenerazione 5 a Cupido non mi dispiacerebbe. Quindi andiamo subito a provare a trovare qualche talento. Niente, i talenti sono davvero spietati, non esce niente. Tutti uno, mamma mia. Da fare, i talenti non vogliono venire fuori. Aumenta gli HP di 4. Vabbè, questo a qualcuno lo diamo. Dai, diamo questa zucca. Aumenta l'attacco. Questo invece aumenta l'attacco a 3, lo vado a dare a lui perché ci sta proprio bene. Ma non sta uscendo quello di cui ho bisogno, non ne vuol sapere. Dai, furia 5, furia 5, furia 4, furia 4, 4 non male, 4, dai, volevo 5 perché 5 è un'altra storia. Però nel frattempo furia 4, e quindi andiamo a mettere questo furia. Facciamolo. Però furia 5 sarebbe meglio, gli ultimi 10, quindi forza furia rigenerazione 5, anche bastione 5. Oh, niente. Niente. Oh, bastione 5, sì, finalmente bastione 5. Bastione 5, finalmente, per Barba Bianca. Anche se devo dire, sono rimasto piacevolmente colpito l'ultima volta che ho messo questo talento a Barba Bianca, perché il 20% di possibilità di dare coma a 3 nemici per 2 secondi quando attaccato, e molte volte quando 5 nemici stanno menando lui sono perennemente tutti stunnati, quindi non è brutta. Mi dispiace togliere questo talento perché è stato addio su questo eroe, però andiamo a sostituirlo, e lui finalmente bastione 5, lo cercavo tantissimo, molto buono. Furia 4 era meglio 5, ma questo bastione 5 mi ha ritirato su il morale, quindi andiamo a questo punto un rigenerazione 5 a lui, mi cambierebbe il gioco, perché già lo ha Aries, uscisse anche a lui. Niente, vabbè, qualche talento ci è stato dato adesso. Vabbè, lo diamo a Dio del Tuono. Lo cambiamo, andiamo a sostituire. Ok. Mancano 1600 gemme. Andiamo a vedere che cosa ci riservano. Niente. Niente. Le ultime 3. 1. 2.
E niente da fare, andiamo subito a controllare. Ah, poi adesso andiamo a rollare anche 4000 gemme con altri due account e apriamo lo scrigno anche lì. E intanto un bel upgrade, perché bastione 5 su barba bianca, adesso andiamo subito a portare a 6. Quindi nuovo livello, 10 rune viola, di cui non è neanche una, sarebbero 6000. Posso, e quindi la andiamo a portare addirittura a 7. Sicuramente non me ne pentirò. Ok. Così facendo ha il 40% di attacco e di HP in più, che lo fa diventare una bestia, perché con il 40% di vita in più c'è cioè un'altra 50-60.000 di vita in più, ed è devastante. Gli ho messo anche spargimento, è una bestia adesso. Ok, direi che sono abbastanza soddisfatto. Questo Furia 4 zucca arriverà anche il 5, ma il 4, dato che ha pergamena blitz livello 5 che dà un ulteriore 30%, è già velocissima, possiamo dire. Adesso cambiamo account e vediamo se esce qualche eroe sugli altri due account. Ecco qua, un altro account dove ho 2300 gemme. Queste 2300 gemme ce le andiamo tutte quante a rollare ad eroi. Quindi iniziamo e vediamo un po'. Niente, niente. Facciamo un triplo. Niente. Ancora blu. Ancora blu. Mancano 1000. Dai, un leggendario su questo account potrebbe anche uscire. Ultime due. Ultima. Niente, niente da fare. Non si è affacciato neanche un leggendario. Andiamo a vedere le ultime 2000 gemme. Vediamo che cosa esce. Vai. Subito alla prima. Cavalier Morte. Non lo avevo. Non l'ho su nessun account. E mi pare il primo rolling di questo account che faccio. Particolarmente fortunato. 1600 blu, blu, verdi e blu. Come aumentare slot? Mi ha deturpato l'entusiasmo del triplo roll. Utilizziamo Cavalier Morte, bellissimo, non lo avevo da nessuna parte. Contento che sia uscito. Usiamo anche questo druido perché qui non ho niente, quindi non ho nessun leggendario. Ce lo andiamo a posizionare qui su una base. Eccolo qui. Peccato tenerlo qui e con bastione 1. Allora andiamoli a completare così. E ultimo da 4,50, 150, niente. Ok, i 6 scrigni sono pronti. Come sempre, le probabilità che esca qualcosa qui sono le stesse di venire investite da un camion mentre si dorme, ma si prova lo stesso. 55 frammenti, 900 distintivi, 900 distintivi, 10 meriti, proviamo il 4, 1000 distintivi, 10 meriti e fine di questi scrigni. Vediamo gli altri due account, vediamo se questa unica estrazione, vediamo il secondo account, l'ultimo. L'ultimo scrigno, 1000 distintivi d'onore, e
va bene così e il video è finito, i talenti qualcuno è uscito, l'eroe solo sul peccato che sia uscito su quell'altro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.